al sud c'è l'immigrazione, no? Anche mio padre è stato da terra in Venezuela, la gente parte, il meridionale si fa la valigia di cartone, ci mette uno spagatone e parte per il nord. Il meridionale parte, va al nord, il meridionale arriva al nord e si fa canosce. Perché il meridionale al nord si canosce subito. E l'unico che quando scende dal treno ha la valigia che perde olio, olio. Perché a noi quando è partito, mamma ci va a portare le melanzane sott'olio. Che puntualmente sarà la mia zia mutante. Dice, ma noi del sud al nord abbiamo lasciato una traccia. È lui. Il meridionale al nord si riconosce immediatamente quando vai in un bar e dici, quanto costa un caffè? Prego, quanto costa un caffè? Ma il primo 80 centesimi, il secondo è gratis. E dammo un secondo, va. O quando va a farsi un panino. Ma fai un panino? Ma pure un segno. Ma fai un panino? Lo vuole con la coppa? Come? Lo vuole con la coppa? Perché sono arrivato prima. O quando va a comprare il pane. A Milano c'è un sacco di tipi di pane, no? Lui arriva e fa, ma dai, se è un segno. Ma dai un po' di pane? Comune? Rio Nero. No! Che tipo di pane vuole? Comune? No, la cosa... La cosa... Le bagage. Le bagage. Le baguette. Ah, ci sti cazzi. Quando ne vuole? Ma datemene 6 kg. 6 kg. Ma guardi che con 6 kg poi ne diventa duro. E dammene 10 kg allora. Ci facciamo conoscere. Oh no. E ci facciamo conoscere soprattutto per un vizio che abbiamo noi meridionali, i maschi meridionali del sud. Vi sfido a dire che non è vero. Noi andiamo in bagno a fare pipì quando non c'è la vagina più. Ebbene, non è che ci fermiamo un momento prima, devo fare pipì. No, quando siamo ponta a ponta andiamo a fare pipì. Un amico mio si è fermato in seconda fila, ha lasciato la macchina, mi sa, meridionale come me, scappato nel bagno, si è levato il cazzo, non tanto, ma via, perché non c'ha la faccia. È arrivato nel bagno completamente nudo nella parte di sotto, ha sbagliato il bagno. È andato in quello delle donne. La signora l'ha guardata e ha detto, e come vi permettete? Questo è per le donne. Chi l'ha fatto? È perché secondo te chiste per chi è? Ci facciamo conoscere. E ci facciamo riconoscere che quando dal nord dobbiamo tornare al sud. Voi sapete che nelle biglietterie ferroviarie c'è un vetro, c'è una fessura per parlare e una fessura per i biglietti e per i soldi. Un meridionale ando parla la fessura dei biglietti. Se dall'altra parte c'è un altro meridionale meglio in serie, e chi lo comincia a fare? Ae! E chi lo fa? Oh! E chi lo fa? Oh! E chi lo fa? Ehi! Un bigliette! Como? No, come, Reggio! Ma di prima? No, dopo! Ma Reggio Calabria o Reggio Emilia? A me che me lo fotte? A me che venne a pigliare la stazione? Vi rendete conto? Ci facciamo riconoscere! Grazie, ma prima di andare. Ma non ci possono capire, a noi al nord la verità è che non ci possono capire, perché noi parliamo a gesti, anche qui si parla a gesti, no? Si dice per esempio sul pazzo, o no, oppure vattene, come fanno a capire a Milano, vattene, così pazzo, che buo, rafforzativo, che cazzo vuoi, come fanno a capire? L'altro giorno a Napoli una signora si è sul tram, ha guardato l'autista e ha fatto... L'autista guardate la signora ha fatto. La signora ha fatto. L'autista ha fatto. Non ci devi visto qua. No, hanno parlato a gesta, la signora è sordomuta. E che hanno detto? Ma la signora ha detto scusate, questa è la circolare di destra. No, è la circolare di sinistra. Ah, non fa la centrale del latte. No, ho obbligato un pesce. Oh no. E come ci andrà a capire? E anche quando parliamo con la bocca, parliamo male. Noi usiamo dei rafforzativi, degli accrescitivi che sono inutili. Noi non so quasi si usa, diciamo, ma ci messo un cappotto in cuore. Si dice, ma ci messo un stacco in pera. Ma ci messo un cappello in capo. E tu cazzo non lo vuoi con me? Ma no, no. Noi vediamo lui che sta dormendo, un amico che dorme, un città.
è un battito normale, un respiro regolare, sta dormendo, usci da là, Nico, ma stiamo dormendo. Al mio paese è caduto un vecchietto dal treno, ha sbattuto cagato un coppia in binario, un sangue in terra, e niente sparsa, è arrivato in chiamo stazione e ha fatto nonno, ma siete caduto. E ha detto no, scende sempre così. Mio zio è caduto dal quinto piano di casa sua, si è fatto 5 piani dal balcone, è sbattuto in terra, sono arrivate 50 persone. Che è successo? Che ne sei stato? Ma che cazzo ne sa? Ci mosso le cose. Eh? Oggi, ma passiamo, non ci sono capito. Io stavo venendo qua, all'entrata di Rio Nero, una cosa bene, ho investito un biglietto. Mentre perché di Rio Nero non si è fatto niente, voglio rassicurare la famiglia, non si è fatto niente. Però giustamente sei esatto, scusa, non potevi suonare. E c'è nonno, che cazzo ne sai che ti piace la musica? Ma succedono solo qua, al nord queste cose se ne sognano. E la storia che mi dà venuta adesso, vi giuro sul mio nome che è una cosa vera. L'estate scorsa una signora, una vecchietta, aveva i lavoratori in casa e stavano facendo dei lavori alle congiunture. Quindi nel bagno non aveva il padre. A pazza, uccesso non c'era. La signora ha dovuto fare tutti i suoi bisogni in una busta di plastica, quelle nere per le immondizie, no? Quando la sera era piena, è uscita per strada perché la voleva buttare nell'immondizia, hanno scippato. Ti giuro! Infatti quando hanno preso il latte che ha busta a mano, l'ha guardato un maresciallo, ha fatto maresciallo, c'era. Ha già sbagliato, ha già fatto una rapinia in merda. Eh? Poi ci vado a parlare, anche questo è il mio amico. Così nascono le storie belle, le storie vere, la cosa che succede tutti i giorni, che può far ridere tutto, il cellulare non fa ridere. Un cellulare che ormai utilizzano tutto. Eh? Avete visto come li fanno adesso i cellulari? Certa cosa, ma piccole, ma piccolissime. Ricordate i primi? I modelli 50 anni, me li ricordo quelli i primi, una tanto. E dall'ultimo modello era tanto. Te lo ricordavo, te ne stai dicendo, guagli i batterini, dove va l'incia. Tu puoi telefonare per avere un furgone, una cosa che può fanno delle cose piccolissime e la tecnologia sta andando ancora avanti. Hanno fatto un congresso a Tokyo, si è alzato un americano, teneva solo la mano. Buon anzi, allora? Hannibal, Thomas, and the Prince Lights, perché abbiamo un buon sistema, ma che scegli? No. Quello hanno messo il microfono sotto l'unghia del mignolo, sotto l'unghia del pollice, l'auricolare, chi sta parlando solo con la mano. Ma questo niente, si è andato un giapponese che manda la sacca e faceva automato, o si muta, o sangue, chi te muta. Ma dice, ma che scegli? No. Quello hanno messo nell'incisivo il microfono, nel lobo dell'orecchio ha incastonato l'auricolare, questa parla senza niente, ma questo niente si alza pure di Melfi. Hai usato una gamba fatta. Ho mandato un fax. Tutti c'è la tecnologia. E la tecnologia. Il signore pensionato dove? Alla vostra epoca era così. C'è un cellulare. No. Quando eravate piccolo voi, c'era il cellulare. Utilizzano tutto, quelle creature. C'è gente che il cellulare se lo porta pure al cesso. A me si chiama qualche stronzo. E poi anche perché l'amico sente sempre nel momento del bisogno, no? Questo è un papalino che non la sapeva mai. Oh, io